Dottor Volpe, 100 anni di attività si celebrano per ovvie ragioni e quindi è un lieto evento. Riunisce la famiglia, ma alla luce dei 100 anni, qual è la più grossa differenza da come si è nati e da come si tratta oggi il core business della vostra attività? Ma intanto la maggiore differenza è l'età, purtroppo, quella. Per quanto riguarda invece il lavoro, è notevolmente cambiato, si è evoluto, sono cambiate le esigenze della committente, è cambiata l'offerta. Adesso l'offerta è completa, non ha solo l'attività principale all'interno di un contratto, ma richiede tutta una serie anche di rispetti, di requisiti, soprattutto in tema ambientale, no? Si sente tanto parlare di sostenibilità e anche le nostre attività, le aziende si devono approcciare, come stiamo facendo noi ormai da 2 anni in maniera più intensa, nella propria attività, quindi con tematiche di sostenibilità. E quest'anno, tra l'altro, anzi oggi, noi presentiamo il primo bilancio di sostenibilità della Lucente, che vuole dare un segnale di chiarezza sulle metodologie, sulle modalità proprio di esecuzione del servizio in termini ambientali. Quindi la sostenibilità intesa in senso lato, non solo nell'efficienza del tipo di attività, quindi del lavoro svolto dall'azienda, ma addirittura nel bilancio. Certo. Un matrimonio con la tendenza green a 360 gradi. Ma sì, anche perché le aziende ormai non si possono più approcciare solamente in termini finanziari, economici, ma anche su quello che rilasciano, poi restituiscono anche al territorio. E quindi, ma poi ripeto, sostenibilità, come diceva lei, non sono solamente temi ambientali in senso stretto, ma tutta una serie di ad esempio sul personale, sulla valutazione, sulla rivalutazione del personale, tutta una serie di adeguamenti a tutte quelle che sono non solo le norme, ma anche proprio il vivere quotidiano. La realtà Lucente oggi, da un punto di vista della forza lavoro, della grande famiglia, di quelli che sono i protagonisti dell'azienda, a che livelli è arrivata? Adesso copriamo tutto il territorio nazionale, adesso è da un po' che noi ci orientiamo. 40 anni fa abbiamo aperto la prima filiale nel nord Italia, a Torino, in via Marco Polo c'è ancora, quindi anche il personale, noi oggi contiamo oltre 2.000 unità, dalla Sicilia al Brennero, operando dalla Sicilia al Brennero. Un'ultima battuta, cosa c'è all'orizzonte? Qual è la prospettiva per i prossimi 100 anni di Lucente S.p.A.? Noi dobbiamo solo operare con gli stessi principi e con la stessa voglia di fare che abbiamo fatto fino ad ora. I risultati poi verranno. È chiaro che la prospettiva è quella di crescere e di diventare non solo la più longeva società d'Italia, perché è una delle più importanti di riferimento, ma anche, perché no, la prima d'Italia, da Bari, dalla Puglia. Auguri e buon lavoro. Grazie, grazie.